Il 21 settembre è la giornata mondiale dell'Alzheimer, una ricorrenza che non è una celebrazione, ma pone il focus su una problematica, quella delle demenze e dell'Alzheimer, attenzionata ormai da l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, e da tutta Europa, perché l'aumento esponenziale dei malati è incredibile. Pertanto occorre non solo focalizzare, ma promuovere informazione, ricerca e formazione rispetto alla cura e alla presa in carico delle persone con demenza e delle loro famiglie. Dunque Giovinazzo ha un centro diurno e questo aiuta molto, ma ha anche un comune amico delle persone con demenza. È il valore aggiunto alla cura, perché si preoccupa di informare tutta la cittadinanza su che cos'è questo problema, che caratteristiche ha questa malattia e come affrontarlo nella maniera più serena e più completa possibile. L'open space di oggi vuole vedere la problematica della demenza e dell'Alzheimer in tutte le sue sfaccettature, quindi in quello psicologico. Pertanto è a disposizione una psiconeurologa che fa dei primi test o prende appuntamenti per fare dei test. Il medico che accoglie i dubbi delle persone che magari hanno un sospetto, quindi cosa devono fare per approfondire e se è il caso di approfondire questo sospetto. E poi c'è l'ospedale Panico di Tricase, che è il fiore all'occhiello della Puglia, non tutti lo sanno, sia per la ricerca condotta dal suo direttore, il professor Logroscino, di fama mondiale, lavora anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sia perché fanno una presa in carico globale della persona che arriva con una diagnosi di demenza, oltre a fare, cosa importantissima, una diagnosi precoce di demenza. Possiamo dire che Giovinazzo si conferma essere una città all'avanguardia su questo tema. Abbiamo scelto uno spazio aperto, bello, come questo altro interno dell'istituto, per coinvolgere la cittadinanza in un clima sereno, distaccato, offrire consulenze gratuite e soprattutto offrire anche, diciamo, una visione d'insieme su questo fenomeno che è in aumento, come leggiamo su tutti i giornali, soprattutto in Puglia. Siamo sensibili a questo tema perché abbiamo un'eccellenza sul territorio che è il centro diurno Gocce di Memoria. E devo dire con orgoglio che adesso siamo passati quasi alla seconda fase, che è quella proprio di arredare la città, pensare e costruire la città a misura dei pazienti affetti da demenza. La villa comunale, per esempio, ha delle panchine particolari proprio per essere riconosciute dalle persone affette da demenza. La Greenway è un'opera strutturale che permette di spostarsi con facilità nei luoghi nevralgici della città. Ecco, stiamo pensando urbanisticamente alla città, siamo quindi pienamente nella fase operativa. Giovani nel tempo è qui proprio rispetto alla prevenzione, rispetto anche a tutte le cure non farmacologiche, perché quello che Giovani nel tempo propone è quello che hanno fatto dei grandi creatori di giochi, di dedicare uno strumento, quindi un gioco, proprio per la protezione della memoria. Il gioco aiuta la memoria, perché se tu ti devi ricordare, se vuoi giocare e per esempio vuoi fare verba volante, quindi devi trovare le parole, non le riesci a trovare, giri la tessera, il tuo avversario si ricorda qual era la tessera e da lì la memoria entra in gioco sempre, così come con Non c'è due senza tre, che è un memory dove le tessere invece di essere due sono tre, quindi tu oltre a fare la coppia ti devi ricordare anche chi ha fatto la coppia, perché così gliela vai a portare via e alla fine vince chi ha più carte. I benefici ci sono, direi da subito, però se vogliamo dei benefici importanti è bene continuare a giocare. Nei test che abbiamo fatto, quando li abbiamo validati, i geriatri hanno sempre fatto giocare per 3 mesi, almeno 2 volte alla settimana. E lì i risultati erano veramente importanti.
Noi farmacisti volontari della sezione di protezione civile della Puglia siamo qui stasera con il nostro camper farmacia, che è l'unico presente nel sud Italia, per poter supportare questa iniziativa del comune di Giovinazzo per far meglio conoscere alla popolazione le malattie che riguardano delle problematiche di tipo neurovegetativo. Offriamo gratuitamente alla popolazione delle misurazioni, uno screening gratuito di alcuni parametri, quelli che normalmente vengono effettuati in farmacia, e quindi misurazione della pressione arteriosa, quella della glicemia, e forniamo tutta quella serie che riguarda, diciamo, la nostra attività professionale di consigli per la salute. Questa associazione è nata nel 2012 su iniziative dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Bari e BAT, ed si è costituita, diciamo, è stato un piccolo coagulo che piano piano ha raccolto tutte le associazioni italiane che sono oggi rappresentate all'interno della Protezione Civile Nazionale e Regionale in Puglia, e scendiamo in campo là quando ci sono catastrofi naturali. Ad esempio il terremoto del centro Italia ci ha visto protagonisti sin dal secondo giorno dopo l'evento.